È morto per asfissia Giuseppe Sino, l'operaio di 48 anni di Prato, deceduto in un incidente sul lavoro la sera del 17 settembre all'Alma SPA di Campi Bisenzio, azienda di proprietà di imprenditori pratesi specializzata nella produzione di moquette. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia che è stata eseguita ieri. Secondo quanto appreso, l'asfissia sarebbe stata provocata dal trascinamento del busto dell'uomo all'interno del macchinario a rulli al quale stava lavorando. Rilevati anche segni di schiacciamento toracico che però non sarebbe da individuare come causa del decesso. I primi esiti dell'autopsia confermerebbero l'ipotesi ritenuta più probabile al momento da parte degli investigatori. L'uomo sarebbe stato trascinato nella macchina dopo essere rimasto impigliato con l'orologio in uno dei rulli. L'orologio venne trovato sul pavimento ed era schiacciato e col cinturino rotto. Alcuni operai, sentiti poco dopo l'incidente, avrebbero dichiarato che per motivi di sicurezza era loro vietato portare orologi e bracciali in base a un regolamento interno su cui sono in corso accertamenti di carabinieri e ispettori ASL. Riguardo al macchinario sul quale sarà effettuata una consulenza tecnica per escludere malfunzionamenti, i primi accertamenti non avrebbero fatto emergere omissioni e manomissioni evidenti dei dispositivi di sicurezza. I funerali di Sino saranno celebrati venerdì prossimo alle 15 nella chiesa di Narnali. Dalle 14 di oggi è esposto alle cappelle del Commiato di Careggi. La famiglia ha chiesto che non vengano fatti fiori, ma bensì offerte alla Fondazione Veronesi per la ricerca sul cancro.